Africa. Di fronte al Mozambico, in pieno Oceano Indiano, c'è un pezzo d'Europa, è Maorè, una delle isole Comore. Questi uomini e queste donne potrebbero emigrare tranquillamente in aereo nel nostro continente, ma la maggior parte di loro preferisce restare qui. Nel 1975, andando completamente controcorrente rispetto al resto del continente, hanno rifiutato l'indipendenza. Invece di aderire alla Repubblica Federale Islamica delle Comore, hanno chiesto di diventare francesi a tutti gli effetti. Nous voulons rester français pour être libre. Noi vogliamo restare francesi per essere liberi e avere da mangiare. Tutte le forme di indipendenza in Africa sono fallite e falliranno sempre. Ha visto quanti genocidi in tutto il continente. La democrazia in Africa non esiste. Qui ogni governante prende il posto di un altro senza essere eletto. Nelle Comore sono già stati uccisi 3 presidenti e nessuno è stato scelto dal popolo. Il popolo non decide mai. Gli abitanti di Maorè si ritengono ricchi e fortunati. Pur essendo secondo un'ottica occidentale un paese oggettivamente povero, si sentono in una condizione sociale ed economica di assoluto privilegio. Il loro termine di paragone sono la Gran Comora Moroni, la vicina Anjouan e Moeli, le altre isole dell'arcipelago. Oh no, francese, voglio essere francese. I comoriani sono disgraziati. Guardi la nostra isola, è ricca. La Francia porta i soldi, e tanti. France, oui, France riche. L'argent beaucoup. Lei che lavoro fa? Vous quel travail? Io non lavoro. Beh, se capita, ogni tanto faccio il coltivatore, il pescatore. Sia le Nazioni Unite che l'Organizzazione dell'Unità Africana cercano di riunire Maorè alle altre Comore senza alcun successo. Sta accadendo invece che anche le altre 3 isole dell'Unione ora vogliono essere indipendenti una dall'altra e Maorè ormai è stata ribattezzata definitivamente Mayotte alla francese. C'è la miseria, c'è la corruzione. Le conseguenze dell'indipendenza dalla Francia per le Comore, come per tutti i paesi africani, sono miseria e corruzione. La gente nelle isole vicine vive in totale povertà. Noi Maorè ci siamo sviluppati velocemente, grazie alla religione islamica che è qui aperta, tolleriamo bene anche i cambiamenti. Le altre Comore oggi ci invidiano. Quindi abbiamo fatto bene a restare con la Francia. Ma chi può portare la democrazia in Africa? Gli organismi internazionali. Le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono contro di noi. Vogliono che torniamo nelle Comore, ma i comoriani muoiono di fame. Dovremmo essere pazzi per tornare con loro. A Mayotte l'Islam è moderato. Nel resto delle Comore, al contrario, aumentano gli integralismi. Qui, a partire dal 2007, le leggi francesi subentreranno a quelle locali, modificando i costumi, impedendo il velo nelle scuole, per esempio, e la poligamia. A noi piacciono le donne in carne. Lei, ad esempio, è molto bella. Comunque, qui a Mayotte, pochissimi hanno veramente 4 mogli, come consente l'Islam. In molti ne abbiamo 2, più qualche fidanzata al massimo. L'imam della moschea di Zigoni, la più importante dell'isola, è molto diplomatico. Ci fornisce un'interpretazione del Corano che secondo lui si applicherà perfettamente alla nuova situazione. Non vedo problemi. Alcune leggi francesi sono solo apparentemente inconciliabili con le nostre. La poligamia è fra queste. In realtà il profeta dice che bisogna occuparsi di tutte le mogli e i figli allo stesso modo, garantendo loro gli stessi diritti. Tra questi c'è il cognome. Non si possono creare mogli o, peggio, figli di serie A e di serie B. Se la legge porterà questa conseguenza, la poligamia si sopprimerà da sola. In accordo, come vede, con quanto è scritto nel Corano.
I bambini di Mayotte sono costretti a veri e propri tour de force. Dalle 7 alle 12 vanno alla scuola francese e dalle 12 alle 15 si presentano nella madrasa per recitare il Corano in arabo. E qu'est-ce que ça veut dire? Cosa significa la preghiera che avete recitato in arabo? Non lo sappiamo. Non capite cosa dite? No, io preferisco andare alla scuola obbligatoria che a quella coranica. Normal. Pourquoi? Perché con quella potremmo guadagnare dei soldi. Qu'est-ce que vous apprenez? Perché cosa imparate? Gli esercizi per leggere e scrivere. Che lavoro volete fare da grandi? Io voglio fare l'infermiera all'ospedale. Io voglio andare in Francia per lavorare bene. Io la cuoca. Io la musicista come Laura, la cantante che vedi in televisione. Ti faccio sentire. Marimar, io esteni danso, esteni quando lo mi sergio se insegna. Era veriste, io pensi romande. L'isola è divisa in due. Da una parte la piccola Zaouzi, con il lago che rende la zona più chic, gli uffici dell'amministrazione e l'aeroporto. Dall'altra Mamuzu, l'isola grande, popolare, con il mercato e la città. Un traghetto fa la spola tra le due terre. Ci mette un quarto d'ora esatto. Gli abitanti lo prendono come punto di riferimento per scandire il tempo. La Francia investe a Mayotte circa 160 milioni di euro l'anno. L'economia dell'isola è completamente dipendente, importa 50 volte più di quanto esporti. E allora perché i francesi buttano qui tanti soldi? Neanche le autorità ci danno una risposta precisa. Qualcuno dice per nostalgia della storica grandeur, altri fanno notare la posizione strategica. Nel canale del Mozambico infatti transita il petrolio. Molti francesi, senza troppe domande, si sono trasferiti qui e lavorano sodo, banche, ospedali, supermercati. A Mayotte edifici nuovi fiammanti si alternano in maniera disordinata alle bidonville. Rapidamente l'isola cambia fisionomia e viene interamente ricostruita. Sono arrivato qui 15 anni fa. C'erano sì e no 10 macchine in tutto. La farina arrivava ogni due mesi e si viveva quasi completamente di barato. Oggi ci vogliono soldi per vivere a Mayotte. E tanti. E questo fa una differenza enorme. Anche la cultura, con le leggi, sta cambiando. Non sappiamo esattamente cosa aspettarci dal futuro. La sinistra francese è orientata a restituire Mayotte alle Comore. La destra invece vuole strutturare e conservare il dominio francese su quest'area dell'Oceano Indiano. Molti morei ormai sono europei in tutto e per tutto, a partire dal modo di pensare, pur non essendo mai usciti da questo continente. Io vorrei ripartire per un posto più selvaggio, anche se il lavoro va indubbiamente meglio ora. Il velo sta scomparendo e vanno di moda i capelli lisci. Certo, per allisciarli ci vogliono prodotti potentissimi e costosissimi, americani, ma comunque meglio di prima. Malheureusement ici dans la coutume musulmane. Ricordo quando sono arrivato da Parigi, dopo ore di lavoro su una pettinatura, le donne schiacciavano tutto sotto il velo. Per me era un vero dramma, volevo uccidermi. Ora si scoprono sempre di più. Une jolie femme qui aura une belle coiffure. Ho trasferito qui la mia farmacia dal sud della Francia. Sono venuto per caso perché c'era questa opportunità e a me piace il caldo. In fondo è come essere in un'altra regione. Tra qualche settimana si trasferirà qui anche la mia famiglia. L'unico problema è che la vita è più cara che in Francia, a meno che non si decida di vivere e mangiare come i locali. Se da Mayotte pochi emigrano, sono invece migliaia quelli che cercano di immigrare clandestinamente. Vengono dalle altre isole dell'arcipelago delle Comore, proprio quelle che in passato hanno puntato l'indice contro la decisione dei Maorè di restare francesi.
ma i legami tra i comoriani di tutte le isole sono forti, spesso di parentela, quindi c'è sempre qualcuno che li aiuta ad entrare. Approfittano delle strutture sanitarie, vivono di stenti, fanno i lavori più umili, ma almeno mangiano, sognando un visto, un permesso di soggiorno o un aereo per Parigi. La maggior parte proviene dalla vicina Anjouan. Nel 1975 i Maorè erano 42.000, ora sono 200.000. 200 clandestini vengono espulsi ogni settimana, ma nonostante questo si calcola che la metà degli abitanti provenga da Anjouan. Qui la povertà è tale che al porto le barche sono tutte rotte e nessuno ha i soldi per andare a prendere i pezzi di ricambio nelle altre isole. La Coca-Cola ha uno stabilimento importante a causa dell'ottima qualità dell'acqua. Lavorare qui per loro è come aver vinto la lotteria. Nous avons voulu être une île largement. Noi Anjouané abbiamo scelto di essere autori del nostro destino. Vogliamo essere indipendenti, anche dalla Repubblica delle Comore, che ci rende troppo subordinati alla Gran Comora, Moroni. Siamo un popolo di lavoratori, produciamo vaniglia e ylang-ylang. In teoria riceviamo aiuti internazionali, anche se al momento non arrivano a causa della instabilità politica e si fermano appunto alla Gran Comora. Tuttavia ce la caviamo lo stesso con il poco che abbiamo. Non c'è lavoro, è vero. I giovani partono per Mayotte, ma poi tornano delusi perché Anjouan è più povera, ma più bella. Ci sono il mare, le montagne e tanti giovani. Il 60% della popolazione ha meno di 25 anni. Ma in molti qui vorrebbero tornare sotto la Francia. No, abbiamo bisogno della Francia, è vero, per la difesa e per sostenere i progetti di sviluppo, che però sono e restano nostri. I giovani partono su imbarcazioni di fortuna e spesso fanno naufragio prima di raggiungere l'isola. Ho provato una volta cosa vuol dire naufragio. Per 12 giorni ho vissuto l'inferno. Ripartire mi rifiuto categoricamente. Meglio vivere in pace qui che essere clandestino a Mayotte. Io vorrei fare l'elettrotecnico, ma qui non posso imparare. Vorrei partire per trovare una scuola, invece di restare a lavorare così tanto per una miseria. Anjouan non è come Mayotte, dove la vita è bella. Questa è la mia isola, ma se non partirò sarà la fine per me. Voglio vedere Mayotte o la Francia, vedere se lì mi daranno un lavoro. Non posso andare a Mayotte ora perché non ho i documenti. Con il gommone dei clandestini è troppo pericoloso. Quando ci andrò lo farò in aereo o in barca. L'importante però è la religione, l'Islam. Ovunque io vada, voglio che le donne non si vestano male, le voglio coperte. E allora come farai a Mayotte in Francia? Lì troverai un Islam molto più moderato rispetto a quello di Anjouan. Ma io non mi farò corrompere, mai. A Mayotte non inizierò a bere o a cambiare le mie convinzioni. Resterò come sono, in linea con la mia religione. Andare in paradiso senza morire prima di arrivare. È l'augurio che si scambiano uno con l'altro questi ragazzi, alludendo al viaggio della speranza. Guardano il mare e l'unico paradiso che riescono a vedere da questo orizzonte limitato è proprio Mayotte.